Se avete fame, ma il frigo è vuoto e il conto in banca pure. Quando volete posizionare una finestra proprio lì, in quell'angolo, ma il gioco non vuole collaborare. What the fuck? Quando è ora di andare a lavoro, ma il vostro sim sembra essere ad un passo dal conoscere dal vivo il tristo mietitore. The Sims 4, sui nostri schermi dal 2014. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Io sono Mrs. Giulia, se vi piacciono i miei contenuti e se condividete la mia passione per The Sims, seguitemi! Siete appena approdati sul mondo di The Sims? O avete sempre giocato ad una versione pura, purissima di The Sims? In questo episodio vediamo i trucchi basilari accessibili da qualunque giocatore, in qualunque salvataggio, partita e da qualunque piattaforma. Attenzione, usare i trucchi non vuol dire barare, oppure giocare ad una versione meno reale di The Sims, oppure addirittura rovinare i file di gioco in alcun modo. Anzi, lo staff di The Sims ha più volte esortato l'uso di trucchi nel gioco, tant'è che sono accessibili a tutti. The Sims permette un tipo di approccio al gioco che è personalissimo e non pone paletti all'immaginazione. Ogni giocatore può avere uno o milioni di obiettivi diversi nel gioco. Cosa vuol dire? Che sono i giocatori a decidere come, quando, quali trucchi usare e per quali finalità. Vediamoli insieme. Come attivare i trucchi. Come aggiungere fondi e simoleons. Come modificare un sim. Come modificare lo stato di un sim. Come modificare gli oggetti. Come rendere gratuite le proprietà. Come sbloccare tutti gli oggetti in modalità compra costruisci. Come attivare i trucchi. Per tutte le piattaforme, computer, Mac, PlayStation e Xbox. Per il computer vi basterà schiacciare su Ctrl maiuscolo C, stessi tasti per il Mac, PlayStation L1 e L2 insieme a R1 e R2, Xbox LT, LB, RT, RB, tutti insieme. Attenzione, utilizzare i trucchi non vi permetterà di ottenere i trofei da console. Un'opzione da testare potrebbe essere quella di utilizzare i trucchi in un salvataggio diverso da quello che usate per ottenere i trofei. Comparirà una finestra in alto a sinistra. Scrivete Testing Cheats spazio True e se avete scritto correttamente dovreste vedere questo messaggio. Fatto? Come aggiungere fondi e simoleons? Avete voglia di far diventare i vostri sim ricchissimi? Volete assolutamente comprare un'altra doccia? O avete bisogno di pagare le bollette della luce? Qualunque sia il motivo, non disperate, vediamo insieme. In modalità Vivi, per il bonifico, vi basterà scrivere Motherload per avere 50.000 simoleons, oppure Rosebud per 1.000 simoleons. L'alternativa per assegnare direttamente la quantità di fondi totale dell'unità familiare è Money X, dove X sta per una somma a vostra scelta. Come modificare un sim? Dopo aver creato un sim, alle volte ci rendiamo conto che, per esempio, il sim ha davvero esagerato con le quantità di cili prima del matrimonio. Oppure che quel tratto che avevamo scelto è davvero ingestibile. Bene, in un mondo senza trucchi, questo non sarebbe possibile. Quel che è fatto, dicevano. E invece no. Dopo aver attivato i trucchi, inserisci cas.fuEditMode nella barra. Non apparirà nulla. Per vedere se ha funzionato, vi basta andare nel menu dei trucchi, disponibile sia sui Sims che sugli oggetti. Per accedere al menu dei trucchi da PC e Mac, tenete premuto Shift e cliccate sul Sim o sull'oggetto. Per le console, su PlayStation tenete premuto cerchio e poi premete X e su Xbox tenete premuto B e poi premete A. Selezionate quindi l'opzione Modifica in CUS, sarete catapultati nel CUS dell'unità familiare, con il sim selezionato proprio in prima linea. Come vedrete, tratti, nome, caratteristiche del corpo e del viso sono ora modificabili, oltre che chiaramente gli outfit e le aspirazioni e ovviamente anche i pronomi, se usate la versione inglese per il momento. Potete cambiare tutto del sim, proprio tutto. E ta-da! Il gioco è fatto. Come modificare lo stato di un sim?
Come avrete notato, molte opzioni appaiono nel menu dei trucchi di un sim. Modifica in CUS che abbiamo appena visto. Se il sim è sposato, come Arun, marito di Jasminder, ci sarà l'opzione matrimonio, per cui si potrà selezionare ripulisci tutte le relazioni o forzare un matrimonio non poliamoroso. Ups! Oppure potrete selezionare l'opzione aggiungi alla famiglia per aggiungere un componente extra alla vostra unità familiare o selezionare l'opzione rimuovi dalla famiglia per rimuoverlo. Bye bye! Si può anche trasformare un sim in sim pianta per 5 giorni. Il tuo sim avrà bisogno di acqua e sole proprio come se fosse una pianta. Se siete in possesso di packs, nuove opzioni si sbloccheranno anche nel menu dei trucchi, come ad esempio se si ha l'espansione Get Famous o 9 stelle, si avrà l'opzione Immagine pubblica. Si potrà quindi aumentare il livello di fama, diminuire il livello di fama o congelare la fama. Si potrà inoltre impostare la reputazione da 1 a 7, dove 1 è positivo e 7 è negativo. Si potranno aggiungere le stravaganze, ossia gli svantaggi dell'essere una celebrità. Un altro esempio potrebbe essere quello di Island Living o Vita sull'isola, dove noterete un'opzione abbronzatura che prevede diversi livelli: scottatura, arrosto, blocca abbronzatura, abbronzatura media oppure nessuna abbronzatura. Con l'espansione Vita in campagna o Cottage Living potrete far apparire animali d'allevamento a vostro piacimento. Cliccare su un animale vi farà comparire il relativo menu dei trucchi, dove avrete la possibilità, per esempio, di renderli più fashion con vestiti e accessori. Se non avete questa espansione e volete farvi un'idea, date un'occhiata alla recensione completa. Se siete dei freelancers, potete scegliere la vostra commissione direttamente dalla lista dei trucchi, scegliendo quella che voi ritenete più appropriata alle vostre esigenze. Allo stesso modo, se siete dei detective, il menu dei trucchi vi aiuterà ad ottenere la carriera tanto desiderata, magari iniziare a pensare al pensionamento. Un'altra opzione del menu dei trucchi è resetta oggetto, che vale sia per sim che oggetti buggati, che non funzionano o che sono bloccati. In che senso? Prendiamo un esempio e facciamo un passo indietro. Se usate il menu dei trucchi su un qualsiasi oggetto, appare la voce usa come testa. Ma cosa vorrà mai dire? Usa come testa. Usa come testa, letteralmente! E il sim è stato anche ripagato per lo sforzo fisico. Ritornando al dunque, questa è l'occasione perfetta per resettare il sim e ridargli la testa corretta. Per la fascia Dark, proponiamo un modo alternativo di uccidere il sim. Apparirà difatti l'opzione Uccidi sim nel menu dei trucchi. Sebbene ci siano diversi modi di far fuori un sim, il menu propone di farlo attaccare da un visibile coniglio assassino. Attenzione! Anche se si clicca su un altro sim, il comando vale solo per il sim attivo. Anche se si seguono i sim H24, ci troviamo sempre in questa situazione, mood rosso e bisogni sotto zero. Per questo motivo esiste il trucco trucca bisogni e nello specifico si potrà disattivare il calo dei bisogni, il sim resterà nello stato attuale fino a che non lo si riattivi manualmente e viceversa attiva il calo dei bisogni oppure rendi felice. Tutti i bisogni vengono portati al massimo. Sempre a proposito di modifica sim, è possibile anche modificarne la posizione attuale, purché il sim sia selezionato. Cliccate in un punto qualsiasi del lotto, aprite il menu dei trucchi in un punto a caso e seleziona Trasportati qui. Come per magia, come modificare gli oggetti, ecco la situazione tipica, unire più finestre. Ma come fare? Apri la barra dei trucchi e inserisci bb.moveObject(on) e se avete scritto correttamente comparirà questo feedback. A quel punto potrete posizionare gli oggetti dove vi pare, non rispettando né griglia né la rotazione a 45-90 gradi. Potrete cambiare la dimensione degli oggetti, più piccoli o più grandi,
oppure alternarne la posizione di default. Abbassare un oggetto oppure alzarlo. Facciamo un esempio. Per qualunque assurdo motivo volete mettere su un bancone della cucina proprio accanto alla lavapiatti una pianta gigante da pavimento? Allora riducete le dimensioni, elevatela e posizionatela liberamente dove vi pare. Come rendere gratuite le proprietà? Alcune volte vorremmo avere delle mega ville a disposizione con piscina da almeno 3 piani, ma non ce le possiamo permettere. Per questo possiamo avere il nostro riscatto in The Sims. Nella schermata del quartiere apri il box e scrivi Free Real Estate spazio on. Tutti i lotti inabitati saranno disponibili per la compravendita gratuita. Ta-da! Come sbloccare tutti gli oggetti in modalità compra costruisci. Quante volte vi è capitato di trovare l'oggetto perfetto per quell'angolo vuoto dopo ore e ore di ricerca nel catalogo, per poi scoprire che è un oggetto sbloccabile tramite carriera? Apri la finestra di dialogo dei trucchi e digita questi due trucchi: bb.ignore gameplay unlocks entitlement, che è specifico per gli oggetti di carriera, e dovreste vedere questo feedback se lo avete inserito correttamente, e anche bb.show hidden objects per gli oggetti nascosti, tipo quelli di debug. Con questi trucchi niente e nessuno vi potrà impedire di comprare o piazzare gratuitamente qualunque oggetto di cui i vostri sim abbiano bisogno. Siamo giunti alla fine di questo primo episodio sui trucchi di base di The Sims 4. Se avete apprezzato il video, se lo avete trovato utile, lasciate pure un mi piace. Se avete dubbi o domande, scrivetemi un commento qui sotto. E se non l'avete ancora fatto, seguitemi per non perdere gli altri progetti in arrivo. Alla prossima, bella gente!